Un caro saluto da Don Daniele Peronio, parroco di Borzonasca e altre pa piccole parrocchie della Valle Sturla. Ecco, nel cammino che stiamo svolgendo, oggi incontriamo la figura del buon samaritano in un ambito particolare dove ci viene proposto la riflessione sull'unione tra le chiese. E questo brano mi sembra molto importante e significativo proprio per la sua valenza in questo campo, in questo significato. Quello che fa il buon samaritano è quello di fare unità con quest'uomo malato. Più che malato, mezzo morto, lasciato mezzo morto da dei briganti che lo hanno derubato. E il proponimento di quest'uomo è quello proprio di stare vicino, come vi dicevo, fare unità, essere vicino a questa persona in tutto e per tutto. E lui farà anche oltre quello che gli viene chiesto, perché oltre a prenderlo, oltre a curarlo, lo porterà in una locanda e tutto quello che avrà speso sarà a sue spese. E questo mi pare un atteggiamento davvero di grande esempio, da cui noi dovremmo trarre veramente esempio e cercare di viverlo poi nella nostra vita, nelle nostre giornate. Un esempio che, come vi dicevo, è molto forte. Viene preso appunto come un esempio per poter vivere la nostra vita davvero nell'unità, no? Nell'unità con le persone che magari non pensano come noi, e nell'unità con persone che vivono in maniera differente da noi, vivono la fede, scusate, in maniera differente dalla nostra vita, ma non per questo non la vivono in maniera genuina come la viviamo noi. E questo è davvero uno sprono ad essere veramente unità, no? Questo termine l'ho usato spesso in questo nostro incontro, proprio per dire che davvero noi siamo destinati all'incontro, destinati ad ascoltarci, e questi sono valori fondamentali che vanno ripresi nella nostra vita. D'altronde Gesù è l'uomo che davvero sa ascoltare, sa fare unità con le altre persone, è l'uomo che ascolta. È l'uomo che si mette in cammino con gli altri e non ha paura che gli uomini non lo capiscano, non ha paura o non ha disprezzo delle persone che non la pensano come lui, ma cerca sempre un punto di contatto, un punto di unione, anche se questa volta non è possibile, anche se questa volta si rivelerà un fallimento. Però l'intento di Gesù mi sembra l'intento su cui davvero lavorare, su cui davvero fare nostro il proponimento nella nostra vita, cioè il cercare veramente di essere delle persone, scusate, che vivono veramente questa realtà e cercano nella semplicità, però nella genuinità, nella verità, davvero di arrivare a un punto di incontro, se c'è, ascoltando, cercando di capire, cercando di dire la nostra. Non è che noi dobbiamo allontanarci dalla verità, da quella che noi riteniamo la nostra verità, però dobbiamo avvicinarci alla verità degli altri, che è sempre qualcosa di difficile, non mai di molto semplice, di molto. Ma neanche di molto praticato nella vita delle persone. Invece credo che questo sia molto importante. E l'atteggiamento del buon samaritano, come l'atteggiamento di Gesù, è davvero invece quello di incontrare, no? Di accorgersi, di incontrare, di curare, di stare insieme a quella persona e poi di essere discreto.
perché il buon samaritano è davvero un uomo discreto, come Gesù è un uomo discreto, è un uomo attento, è un uomo che non si pone in maniera violenta nei confronti delle persone, ma cerca davvero la relazione, cerca davvero il punto di incontro, di contatto. E in questo contesto noi siamo chiamati a davvero fare la nostra parte, che è una parte molto importante che ci viene chiesta in questo caso nell'unità per i cristiani, ma che ci viene chiesta poi in fondo un po' per tutta la nostra vita, un po' per tutto il nostro cammino, di essere veramente delle persone che sanno ascoltare, di essere delle persone che sanno fare unità. In questo caso mi pare che nel Vangelo abbiamo veramente tanti esempi, oltre a questo che abbiamo citato, e che sono davvero in direzione proprio per poter vivere questa realtà, la realtà dell'unità, la realtà dell'ascolto, che poi non vuol dire omologazione, noi non siamo chiamati ad omologarci, noi siamo chiamati pur rimanendo nelle nostre parti, diciamo così, ad essere persone che accolgono. Ecco, un altro termine molto importante è quello dell'accoglienza, essere accoglienti nei confronti delle persone che non vedono le cose proprio come noi, non scartarle, non disprezzarle o peggio ancora, ma davvero essere delle persone che vivono in comunione, ecco, vivono in comunione, mi pare che sia questo un po' il termine. Ci sono tanti termini che ho usato stasera che secondo me sono dei valori importantissimi per poter creare unità tra le persone, e sono l'accoglienza, l'unità, l'amore, la compassione, l'accoglienza, ecco, sono tutti termini e altri ovviamente termini che devono diventare valori vissuti nella vita delle persone. Quindi preghiamo davvero perché questo possa avvenire nella mia vita, nella vostra vita, nella vita dei nostri fratelli e che davvero l'unità sia davvero il passo principale e unico che ci porta verso la verità, cioè verso Dio. Un caro saluto.